Sandro, Sandro, Sandro Ciccali, Sandro, Sandro, Sandro Ciccali. Bentornati cari amici, bentornati nel canale Sandro Ciccali Free Energy. Grazie a tutti voi, abbiamo superato i 2000 iscritti, il canale sta crescendo veramente molto molto veemente, quindi veramente vi ringrazio veramente tanto. Iscrivetevi al canale, ovviamente i nuovi iscritti sono sempre ben accolti, più siamo meglio è. Entriamo nell'argomentazione anche di questa settimana, di questo lunedì, partiamo con il mio spot come sempre e poi entriamo nel riepilogo di tutto. La colonna sonora del tuo matrimonio, la colonna sonora del tuo compleanno, la colonna sonora del tuo locale, ci faremo in tre per te. Sandro Ciccali, il tuo live, la tua discoteca, il tuo evento personalizzato, contattami cmc.sandro.ciccali@hotmail.it. Grazie! Quindi come sempre, se avete bisogno del sottoscritto, e fortunatamente vi ringrazio, tantissimi di voi mi stanno contattando anche per gli eventi, diversi matrimoni che si stanno appunto stanno prendendo forma nell'arco della prossima estate e anche dell'autunno, quindi grazie ancora veramente tanto, ma si può sempre migliorare, quindi chi vuol contattarmi per qualsiasi tipo di evento, la mail è sempre la solita cmc.sandro.ciccali@hotmail.it e ci metteremo d'accordo. Quindi entriamo in questo video del lunedì, ritornando, ricapitolando, ho ripiazzato anche la telecamera, ricapitolando un po' quello di cui avevamo parlato anche nei video precedenti degli impianti fotovoltaici. Ho riscontrato purtroppo il problema che in questo momento affliggerà un po' tutti i paesi europei, un po' da tutte le parti sta succedendo la stessa cosa, la mancanza di tantissimi prodotti che stanno un po' via via sempre di più scemando, stanno un po' calando, perché sono andato un po' in giro anche sul web e tanti impianti, tanti pannelli che cercavo non li trovo più, o perlomeno tante tipologie di pannelli, specialmente la tipologia 24 volt, 30 volt, i classici pannelli policristallini o monocristallini da 280 o da 320 watt, quelli diciamo più comuni che non si trovano. Io perlomeno su il classico portale eBay non riesco a trovarli, quindi sto cercando appunto anche delle configurazioni da creare per dei nostri amici che mi hanno scritto, veramente tantissimi, vi ringrazio per la richiesta di preventivi e la richiesta soprattutto di spiegazioni di cosa acquistare, come montarli, quale rendimento avere. Beh, sono un po' in difficoltà in questo periodo perché non riesco a reperire materiale, non si riesce a reperire il materiale, e questo è un problema che purtroppo ci affliggerà nei prossimi mesi, credo. Quindi possiamo andare a cercare, a vedere di trovare qualcosa di fattibile, io l'ho trovato, ma diciamo non ho trovato grandissime cose. Come potete vedere, anche i pannelli fotovoltaici, quelli classici da 250 watt, non li trovo più su eBay, li trovo molto spesso su Alibaba, su questi siti diciamo che vengono praticamente da importazioni molto lontane, quindi dalla Cina e tutto il resto, che non ci sono grossi problemi per la consegna, ma ho un po' di dubbi in questo periodo e devo essere sincero, ho trovato veramente tantissime proposte, tantissime cose, ma sui siti classici dove io spesso andavo a cercare i pannelli fotovoltaici, se andiamo a vedere pannello solare 24 volt, troviamo sì su eBay dei kit, ma sono tutti pannelli a 12 volt, non riesco a trovare pannelli a 24 volt. Ho trovato addirittura anche delle offerte di pannelli 24 volt usati, ma non abbiamo delle grandissime offerte, non ci sono queste scelte come c'era qualche mese fa. Effettivamente qualche mese fa ero in grado di poter andare a acquistare dei pannelli solari, come ad esempio anche questo, che è il classico pannello 24 280 volt da policristallino da 1,64 m, i soliti pannelli come ho anch'io, che hanno anche un costo diciamo discretamente alto, perché due pannelli 435 euro,
Quindi parliamo veramente di costi leggermente saliti rispetto al solito. Anche notoriamente i pannelli che ho comprato anch'io, i 150 watt 12 volt che io ho acquistato tempo fa e li ho pagati 85 euro, adesso costano 126,42. Vedete il problema, questa crisi internazionale sta portando un po' di problemi. Ma andiamo un po' sul dettaglio. Io ho trovato un kit da proporre ovviamente a qualcuno di voi. Qualcuno che starà seguendo questo video saprà già di cosa parlo. Un kit fotovoltaico che funziona con pannelli a 12 volt e può sviluppare circa un kilowatt, che è correlato di inverter e scatola di diciamo un combiner box. Non ha le batterie. Questo kit che viene proposto non ha le batterie, ed è questo impianto qui che è proposto dalla Ecovorti, con 8 pannelli fotovoltaici, un inverter ibrido che funziona ovviamente con le batterie. Questo non funziona senza batterie, quindi se acquistate questo kit non pensate di attaccarlo e farlo funzionare, perché non funzionerà, a meno che non abbiate almeno due batterie anche vecchie da 12 volt dell'automobile, ma almeno due batterie da poter collegare in serie per poter far funzionare questo impianto, perché questo impianto qui costa 1350 euro ma non è in grado di funzionare se non ci sono anche le batterie, che non sono comprese in questo impianto. Quindi non fatevi ingannare dalla cifra, che è relativamente abbordabile. L'impianto può essere anche un impianto molto valido, ma non funziona se non ci sono le batterie. Il pacchetto include, come potete vedere, i cavi della batteria, ma non funziona senza batterie. I pannelli solari sono pannelli da 120 watt, sono pannelli monocristallini da 120 watt che funzionano a 12 volt, quindi 16,6 volt in VMP e 21,6 in VOC, con una corrente di picco di 6,67 ampere con 7,72 di cortocircuito. Questi sono i classici pannellini da 1 m x 66, come quelli che grosso modo ho anch'io. Quindi se abbiamo un tetto che è lungo circa 2,5 m e ha 2 metri di larghezza, ci possiamo mettere tranquillamente questi 8 pannelli e creare un impiantino fotovoltaico con pannelli in serie parallelo. Come potete vedere, questi pannelli sono collegati in serie parallelo a 2, perché l'inverter funziona a 24 volt e di conseguenza anche le batterie che dovremmo avere già in casa o che dovremmo acquistare separatamente dovranno essere almeno due batterie da 12 volt, oppure celle a litio ferro fosfato, quindi 8 celle da 3,2. Se andiamo appunto a vedere e analizzare un po' tutto questo discorso, andiamo a fare il classico disegnino. Qui abbiamo la nostra stringa di 8 pannelli serie parallelo che sviluppano 960 watt, quindi quasi un kilowatt di corrente. Questi pannelli qui hanno una corrente l'uno di 6,67 ampere. Collegandoli in serie a 2 avremo 6,67 ampere ogni due pannelli, che a sua volta collegati in parallelo faranno sommare gli ampere di questa prima stringa di quattro pannelli. Ok? Quindi qui avremo un 6,67 per 2, che sarà 13,34. Non fatemi ingannare dalla moltiplicazione che ho fatto per 2. Il per 2 non l'ho fatto fra i due pannelli, ma l'ho fatto fra le due stringhe. Quindi 6,67 ogni due pannelli, che avranno appunto 13,34, che a sua volta dovranno essere collegati in parallelo alle altre due stringhe di due pannelli, che anche loro svilupperanno 13,34, e a questo punto dovremmo fare 13,34 per 2 e avremo 26,68. Quindi la potenza che avrà la nostra cella solare sarà di 26,68 ampere di corrente, con una tensione di lavoro che sarà ovviamente con una tensione di esercizio che sarà di 16,6 volt moltiplicato per 2, perché i volt si sommano i watt, si sommano i volt, ma non si sommano gli ampere collegando i pannelli in serie. Avremo 16,6 per 2
con un totale di 33,2 volt ogni due pannelli che collegati in parallelo faranno non faranno sommare i volt, quindi 33,2, 33,2, 33,2, 33,2. Il totale sarà sempre 33,2 volt della nostra stringa. Cosa succederà? Noi avremo i cavi di collegamento fra le nostre stringhe fino ad arrivare al regolatore combiner box. Quindi la nostra, i nostri pannelli entreranno, tutte le quattro stringhe entreranno nel combiner box. Il combiner box può essere possibilmente anche messo all'esterno, diciamo nelle vicinanze dei pannelli, ma se non vogliamo proprio tenerlo all'esterno, lo possiamo tenere nell'immediato sottotetto, nell'immediata vicinanza più possibile ai pannelli, di modo da avere i cablaggi dei pannelli che arriveranno direttamente dai pannelli al combiner box il più corti possibile. Il problema lo avremo dall'uscita del combiner box, che convoglierà tutti e otto i pannelli in un cavo solo, e quindi il cavo più dovrà essere di una certa dimensione, il cavo meno dovrà essere di una certa dimensione in base alla distanza che dovrà percorrere dal combiner box ad arrivare al regolatore fotovoltaico. Per calcolare molto bene anche queste distanze, come molto spesso vi ho fatto vedere, abbiamo i nostri cavi, il nostro diciamo sito www.oppo.it, che ci dice la disponibilità di commerciale delle dimensioni dei cavi e la caduta di tensione e la dimensione che dobbiamo avere in base ai metri che dobbiamo percorrere. Se io voglio calcolare una caduta di tensione che sia accettabile, devo fare un calcolo abbastanza importante. Intanto ritorniamo alla distanza. Se fra il combiner box e il regolatore fotovoltaico abbiamo 5 metri, dobbiamo fare il calcolo esattamente di quanta potenza dovrà trasportare questo cavo. Quindi andiamo a selezionare la corrente continua, la tensione di esercizio che sarà 33,2, la potenza totale che sarà 960 watt, la sezione del cavo, che in questo caso qui andiamo a scegliere un cavo di 2,5, la lunghezza che dobbiamo percorrere sarà di 5 metri. Bene, calcoliamo e vediamo che con questi voltaggi qui, queste potenze qui, con una sezione di cavo così piccola, abbiamo una dispersione di 2,06 volt. Cosa vuol dire? Che noi non avremo 33,2 volt all'ingresso del regolatore fotovoltaico, ne avremo circa 31. Cosa vuol dire? Vuol dire che avremo una dispersione discretamente alta. Allora, per stare diciamo nel range di sicurezza e per avere un'ottimizzazione, per avere un rendimento ottimizzato del nostro impianto fotovoltaico, dobbiamo dimensionare i cavi che trasportano i bassi voltaggi con alti amperaggi in corrente continua il più grandi possibile o il più corti possibile. Se questi 5 metri non vanno bene, cioè questi 5 metri sono troppi per un cavo da 2,5, dobbiamo calcolare che esistono cavi più grandi, e questi cavi più grandi si trovano ovviamente nel calcolo. Il calcolo principale è, diciamo, la caduta di tensione. Beh, si può accettare una caduta di tensione fino ad un volt e due, ma se cerchiamo di limitarla sotto il volt, quindi 0,8-0,9, abbiamo un rendimento quasi perfetto, quasi ottimale. Quindi questa caduta di tensione che viene dispersa in calore praticamente dal cavo, meno è e meglio è. Quindi per evitare di avere delle grosse cadute di tensione, andiamo di nuovo a fare il calcolo. Se il cavo di 2,5 è troppo piccolo, andiamo a prendere un cavo da 4 mm quadri. Come potete vedere, qui abbiamo anche il 4. Se qui ci mettiamo un 4 mm quadri, la caduta di tensione sarà notevolmente inferiore, sempre abbastanza alta, ma comunque una caduta di tensione di 1,29. Ma se voglio avere una caduta di tensione gestibile, dovrò per forza andare ad acquistare un 6 mm quadri per percorrere i soliti 5 metri, ricordatevi 5 metri. Quindi qui andiamo a scrivere 6 mm quadri e a questo punto vedete che andiamo sotto il volt. Siamo a 0,86. Quindi per diciamo percorrere 5 metri con queste potenze qui dovremo per forza acquistare un cavo da 6 mm quadri. Ok?
Se la distanza invece tra il regolatore non è 5 metri ma è 10 metri, dobbiamo prendere in esempio questo calo di tensione 0,86. Noi lo utilizziamo per andare a fare il calcolo dall'altra parte. Scegliamo sempre corrente continua, ci scriviamo sempre la tensione di 33,2 volt a 960 watt, calcoliamo, ragioniamo su una lunghezza di 10 metri e con la caduta di tensione che vogliamo sostenere 0,86. 0,86 ci determina un cavo che deve essere di 11,97 mm quadri. L'11 qui nella tabella non lo vediamo, o abbiamo il 10 o abbiamo il 16, e per una legge diciamo di gradualità e di sicurezza dovremmo andare a prendere la parte più alta, non la parte più bassa. Quindi dovremmo comprare per forza un cavo da 16 mm quadri. Se io ho un cavo da 16 mm quadri avrò anche una caduta di tensione inferiore, perché se io metterò un cavo da 16 mm quadri in una lunghezza di 10 metri avrò uno 0,64 di caduta di tensione. Ma se non mi posso permettere di comprare un cavo da 16 e me lo compro da 10, che comunque è inferiore a 11,97, quali rischi corro? Andiamo a vedere se io scrivo 10. Se io scrivo 10 avrò un calo di tensione di 1 volt, quindi non arriveranno 33,2 ma arriveranno 32,2 circa al nostro regolatore. Posso starci tranquillo su queste cadute di tensione? Beh, ci posso stare abbastanza tranquillo, il cavo si scalderà leggermente, ci sarà un piccolo surriscaldamento ma non sarà una cosa importante. Possiamo però ovviare a questo problema mettendo due cavi da 6 mm quadri in parallelo e raggiungere il 12, che sarebbe l'11,97. Quindi cosa vuol dire? Se io metto un cavo da 12 mm quadri avrò una caduta di tensione di 0,86. Quindi in questo caso qui noi potremmo fare il percorso dei 10 metri con due cavi da 6 mm quadri in parallelo per ogni polo, quindi due cavi per il meno e due cavi per il più. Tutte queste tabelle andranno a salire via via che si salirà di metraggio, che aumenterà la distanza, però credo di essere stato abbastanza chiaro nel farvi vedere che il sistema è, diciamo, sostenibile per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda. Quindi state molto attenti sempre a dimensionare queste distanze. Ovviamente questo è uno schemettino, diciamo, che vale un po' per tutti, perché vale comunque per qualsiasi tipo di impianto, anche elettrico ad alta tensione, ma in questo caso qui parliamo di impianti a bassa tensione con corrente continua che hanno dispersioni maggiori. La corrente continua è molto più difficile da trasportare. Diciamo, questo ci serve come esempio. Il problema è che molte materie prime, come i pannelli fotovoltaici, sono diventati veramente piuttosto difficili da reperire. Bisogna andare magari a cercare quelli che vengono ricavati da vecchi revamping, da rinnovamenti di parchi fotovoltaici che magari hanno 7-8 anni e vengono sostituiti con pannelli più moderni, e quei pannelli lì vengono venduti veramente a prezzi stracciati per poi essere sfruttati per altri 10-15 anni. Quindi possiamo cercare di andare ad orientarci su queste cose qui, però veramente adesso il commercio è un po' calato, quindi stanno arrivando meno materiali di questo genere, quindi la cosa diventa abbastanza un po' difficilotta da sostenere. Però in questo video veramente voglio ringraziarvi tutti, perché siamo veramente tantissimi, abbiamo superato i 2000 iscritti, non credevo di arrivare a questi numeri. Grazie veramente a voi, e vi invito sempre, iscrivetevi al canale, anche chi non è iscritto e guarda i video ma non si iscrive, non vi cambia niente se vi iscrivete, perché ovviamente non cambia assolutamente niente, non costa niente, è tutto gratuito, ma permette al canale con più iscritti di avere dei proventi pubblicitari maggiori, quindi maggiori entrate economiche che sostengono il canale, che permettono al canale di poter investire anche in attrezzature e materiali che io poi potrò recensire per voi. Quindi non vi costa niente, vi aspetto mercoledì, e poi ne parleremo ancora di quest'altro impianto, appunto, che vi ho accennato l'altro giorno, dell'eolico e fotovoltaico insieme, che ancora dobbiamo sistemare, ma ne parliamo nell'arco dei prossimi giorni. Quindi intanto buon inizio settimana a tutti e ci vediamo mercoledì. Ciao a tutti! Sandro, Sandro.
Sandro Ciccali, Sandro, Sandro, Sandro Ciccali.